Amici e amiche di Rocambolesco, come sempre ben ritrovati ragazzi, rieccoci qui con Elite Dangerous, come sempre ben ritrovati. Eccoci qui, allora eravamo a Fairburn Station, ho già smanettato un po' io. Allora, innanzitutto facciamo rifornimento di carburante, 36 crediti non è un cazzo, 28.000. Guardavo le missioni, è interessante perché ho trovato questa missione qua, che ci dà 60.000 per portare 4 unità di coltan. Immagino che il coltan dovremmo comprarcelo. Mi sa di sì. Solo che il coltan dobbiamo comprarcelo. Vediamo quanto costa però. Perché dovremmo portarlo a Frigaa, che è un posto qui vicino. Frigaa ci dà 60.000 crediti. Uno. Seconda cosa. Frigaa è ancora inesplorato, o meglio, non è nelle nostre mappe, quindi volevo farvi vedere un po' l'esplorazione. Allora, prima, so, niente, sto vaneggiando. Sto vaneggiando, allora, dammi qua, dammi questo. Accettiamo. Ah, oh no, c'è addirittura cazzato su lui, quindi proprio easy easy, non abbiamo neanche dovuto caricarlo, non siamo neanche scesi dalla nave. E ok, verifichiamo soltanto che abbiamo tutto. Va bene, ok. Vediamo, fammi vedere. Arrivati da tutte le palle. Fammi vedere che ce l'abbia per essere sicuro. Poi non mi rompi il cazzo. Perfetto. Ce l'abbiamo su. Andiamo a loccarci la destinazione. Quindi, allora. Transaction, Frigaa, Open Galaxy Map, è proprio qui attaccato. Eccolo qua. È ancora inesplorato, quindi andremo a esplorarlo e impostamelo come destinazione in teoria. Toh. Prepara la rotta. Ok, ci siamo, ci siamo. Ottimo, ottimo, ottimo. Exit. Quindi ora. Sì, frigacelo lì. Ah no, ah no. Perfetto, perfetto, perfetto. Pronti allora, launch. Sempre momenti di tensione. Eccoci qui allora. Power. Tiriamo sul carrello. Diamo ancora un po' di potente per salire un pelo. Andiamo a spostarci. Spostiamoci ancora un po' e poi seguiamo il Fly Director. L'altra astronave laggiù. Intanto, ciao carissima. Eccoci qua, perfetto. Dai, adesso un po' di power. Vedremo anche l'esplorazione. Sei anni e 60. Sì, anni luce, scusate, sì. Sono giusto, sono giusto. Ok. Non siamo più bloccati dalla massa e quindi carichiamo il frame shift. Pronti per la tirata di pisello qua. Eccoci, mi raccomando. Che scorrone un po' di troppo. Eccoci, adesso spawneremo davanti al sole. La prima roba sarà quella di scannerizzarlo per attenzione. Ok, eccolo qua. Vai indietro, vai indietro. Ok. Sì, ci sta suonando che siamo troppo vicini al caldo. Sì, mi sto spostando. Mi sposto, spostati la manetta. Senza morire male. Ok, stiamo riducendo, perfetto.
Ok. Riduciamo. Miriamo il sole. Attenzione, cazzo è successo? No. Ah, attenzione, siamo. Mi sa davanti a dei pirati qua. Vedi, questi sono qui che mi faccio i cazzi miei, ci hanno. Ah, attenzione, abbiamo qui i nemici. Cos'è, un pirata? Aspetta che ci armiamo di tutto pronto. Ok, eccolo qua. Perfetto, attenzione, combattimento anche. Vedete i pirati di sto cazzo pure. Ma non avevamo preso qualcosa di più comodo? Di sti laserini? Questo mi sembra un gran abbone, probabilmente. Attenzione. Pure il combattimento, ragazzi, si scappa qua. Adesso dovremmo poi. Riesco veramente a capire. Porca troia, dai cazzo, caricatevi. Laserini di merda. Ma cosa c'ho qui? A parte i laser, lo scanner, data link. No, no, mettimi questi. E ora ho fatto male, cazzo. Sì, vi dicevo, non sono un espertissimo di sto cazzo di gioco, però. Si sta scannerizzando, attenzione adesso. Allora, arrivano anche altri ad attaccarlo. Sì, qui dobbiamo poi sistemarci meglio i laser, eh? Qui anche tutte le armi, ragazzi, perché. A parte che la nave poi ha ben poco. Dai, pulse laser, forza! Grandi, grandissimi. Allora, abbiamo praticamente distrutto i criminali, di conseguenza 39.000 crediti per la taglia li abbiamo guadagnate. Adesso non so se ce li hanno già dati. Fermiamoci un attimo. Tra le varie cose, guarda te. Allora, non so se ce li hanno già dati. Vediamo un attimino. In teoria no, dovremmo poi andare a. Ah, 12.000. Ok, fantastico. Adesso qui come cazzo si fa i claim? Ok. Ok, vabbè, li abbiamo, lo sappiamo, andremo a prenderceli. Ok, dicevo che dovevamo un attimo esplorare. Aspetta, intanto ritira pure dentro tutto. Ok, grazie laser. Ok ragazzi, eccoci qui, sta scannerizzando in questo momento il sole che abbiamo trovato. Vedete come qui potete vedere sulla sinistra. Ok, ci ha dato il nome, se non sbaglio. Adesso andiamo a vedere un attimino sulla nostra system map. Ok, abbiamo il nome, anche chi l'ha scoperto per primo, va bene, a noi questo non interessa. Ora, alcune cose, due correzioni, una correzione innanzitutto. Allora, l'altra volta vi ho detto che. Per guadagnare quell'esplorazione basterebbe andare 20 anni luce lontani rispetto al sistema esplorato.
E più si andava lontani, più avremmo guadagnato. Non è vero. Se andiamo a 20 anni o andiamo a 150 anni luce, i soldi che ci daranno saranno gli stessi. Inoltre, si guadagna molto di più andando a esplorare ogni singolo pianeta. Adesso noi andremo a scandalizzare ogni singolo pianeta. Ora, noi adesso andremo qui circa, vediamo se riusciamo a beccarlo subito, altrimenti, vabbè, se no ci faremo. Insomma, vediamo i pianeti che riusciamo ad esplorare adesso e poi piano mano e quando poi riusciremo a trovare Engel Orbital saremo fortunati e andremo lì. Ora però andiamo un po' all'esplorazione. Questo video veramente abbiamo scoperto il mondo. Tutto, tu levati. Allora, ce n'è uno unexplored laggiù a 84,9 light second ed è quello che andiamo a prendere. Eccolo laggiù, no, quello lì è un altro. Non c'entra un cazzo. Eccolo, perfetto. Unexplored, perfetto. Eccolo qua che parte la scansione. Riduciamo la velocità subito che non c'è bisogno di andare così veloci. Ok, andiamo un po' di più, però se no veramente non ci avviciniamo più. Me l'hai scoperto? Frigata 1, sì, perfetto, ottimo. Andiamo a vedere. Ci sarebbe anche quello là, 140 light second, perfetto, andiamo. Voglio fare un po' di queste esplorazioni qua. Vediamo una volta che parte lo scanning. Ecco che iniziamo a rallentare. Rallenta, rallenta, rallenta. No. 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 Vedi, sto un po' girando poi il target per vedere anche un po' cosa c'è intorno. Low Wake Federal Security Service, no, non mi interessa nemmeno questo, nemmeno questo. Ah, l'ha già scannerizzato, perfetto, Friga A5. Fatemi dare un'occhiata adesso noi per vedere dove cazzo dobbiamo andare. System Map. Ah, ok, abbiamo scoperto Frigata 1, questo è il 2, il 3, il nostro è il 4, quello che ci interessa. Ottimo, buono a sapersi. Min back. Ok, no, cazzo, ho cliccato, Cristo santo, sti tasti. Sti tasti, perfetto. Allontaniamoci un po', adesso andiamo a vedere cosa troviamo intorno, ad esempio quello là, cos'è? Unexplored, no, io voglio il pianetino unexplored. Ah, Friga A6, ok, perfetto, ho scoperto anche lui. Questo è un segnale non identificato. Shipping lane, allora, vediamo un attimino. Torniamo un po' in là, allora, vai un po'. Siamo andati un po' troppo in là. Frigata 1, queste sono tutte le cose che troviamo. Clean, questo vediamo un attimo. Vediamo anche i dati che ci dà quando andiamo a targetizzare una navetta. Ci dice, comandante Dacao, ci dà il suo rango, mostly armless, clean, pulito. Di nessuna fazione e un equipaggio di 1 su 2, perfetto. Federal Security Service, ok, questa sarà la cosiddetta polizia. Andiamo qui, sta scoprendo altre cose. No, no, io volevo vedere altri pianeti, sinceramente, tipo il quarto. Eccolo là, Unexplored, perfetto, guarda là. Tac. No, cazzo, sei tu? Low Energy FSD Wake, io non so cosa sia sinceramente. Andiamo a dargli un occhio già che ci siamo, tanto siamo in esplorazione. Quindi possiamo anche dargli un occhio, sganciarci dal Frigata. Ah, Frigata 4, attenzione, eccolo qua, l'ha scannerizzato. Ottimo, che è quello che interessa a noi se non sbaglio. Eccolo qua, perfetto, Frigata 4, perfetto, agganciamoci a Frigata 4. Scendiamo e poi andiamo a ormeggiare. Laggiù ci sono gli altri due, l'altro Frigata. Allora, Frigata 4 è qui. Ok, la nostra stazione orbitale dove si trova? Ok,
cosa sto facendo anch'io insieme a voi per la prima volta. Sarebbe questa qui, sarebbe. Adesso l'abbiamo puntata qui, vediamo se la troviamo. Ah sì, eccola qua, ce l'ha. Ok, ce l'ha alloccata, perfetto. Angle Orbital. Possiamo andare con la J? Sì. Col frame shift. Vai, 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 vai. Perfetto, perfetto, almeno in un attimo arriviamo a Angle Orbital, anche troppo, piano, piano! Cioè, abbiamo il pianeta tra i coglioni. Sì, decisamente il pianeta tra i coglioni, un attimo solo. Eccola! Angle Orbital, quel pallino blu che si vede. Dai, iniziamo a ridurre anche la distanza qui da vista. Oh, finalmente sta iniziando un po' a correre, vedo. Ok, ora riduci, 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 vecchio, perché se no andiamo a spappolarci. Quello che sto a fare, quello che sto a fare, credimi. Ok, perfetto, possiamo sganciarci, sganciamoci. Sbam! Ok, eccoci qui. Ok, il motore si sta raffreddando. Sì, andiamo anche un po', però, perché sennò non arriviamo più. A 7,5 km gli chiediamo l'avvicinamento, cioè l'approdo. Si può già iniziare a chiederglielo, magari. Sì, un attimo solo. Ah, mi sa che prima va scannerizzato sto coso. No? Tanto l'ha già scannerizzato, però vedevo che non mi dava la possibilità di chiedergli l'approdo, non so perché. Contacts, cos'è? No. Request docking, eccolo qua. Perfetto. Andiamo, andiamo. Pad 2, cercasi Pad 2. Visto coso qua, dove sarà? Sembra di vederlo forse, è quello? Quello sotto qui, sì, definirlo qui è dura. Mettiamo un attimino, avviciniamoci un po'. Qui la nostra mezza sega se l'è cavata abbastanza bene anche nel combattimento, nel fighting. Adesso arriviamo, vediamo magari se si può cambiare, magari fare vedere con le armi, perché quei laserini sinceramente mi sono trovato un po' di merda. Sì, ecco qui che ci comunicano di osservare i protocolli, sì, no, non preoccuparti, pensa ai cazzi tuoi, anzi illuminami qui dov'è che devo atterrare che non vedo un cazzo. Perfetto, siamo troppo avanti e troppo indietro. Ok, perfetto. Cicci, mi sono girato dalla parte sbagliata. Allora, fermo lì, fermati. Vediamo di non far cagate, va. Vediamo di non far cagate, girati bene. Perfetto. Ok, sì, ce l'ho appena scannerizzato. Perfetto. Eccoci qui, allora, Star Pool Service. Agganciati del tutto, ok. Star Pool Services. Ok, sì, grazie. Allora, prima roba è di riprenderci. Ah, dobbiamo anche ripararla un po' la nostra astronave. Allora, claim reward per questa. Perfetto, perfetto. Ho aumentato anche l'influenza sulla LHS3434. E anche se abbiamo una crescita sull'esperienza anche di Frigata Gold Netcoms.
aumentata anche la nostra reputazione, la superpower reputation. Materials Reward Specialized Legacy Firmware, addirittura. Perfetto, perfetto, l'abbiamo completata. Ok, back. Mi servono anche delle missioni. Scusate, io vorrei anche reclamare, se è possibile, vediamo un attimino. Aspettate un attimo, che intanto qui facciamo la manutenzione. Rifiuli questo, i miei rifiuli di questo. Perfetto, mi ha riparato anche l'astronave. E vorrei vedere Authority Combat Bonds Contact. Vediamo un attimino. No, if you don't have any combat bonds to collect on, Commander, then you're wasting my time. Ok, si scusa, si è anche offeso lo stronzo. Ah, ecco qui, bounties. Redeem all bounties voucher 39.000. Oppure, sì, dammeli tu, 39.000, dammi qua. Confirm. Perfetto, no local federation, redeemed, ottimo, ottimo. Quindi adesso abbiamo 127.000, ragazzi, abbiamo fatto un po' di soldi effettivamente, e questo mi piace. Le astronavi qui non le avete, non è vero? No, vabbè, che per migliorare alcune puttanate. Firestorm nemmeno, volevo vedere nuove navi. Universal Cartographic, vediamo adesso qui com'è quella. Guardate Frigga System, ragazzi, ci ha già dato 91.000 vale se lo vendiamo. Dobbiamo andare a 20 anni luce, ma ci darà 91.000 crediti. Perché veramente Frigga 1 vale 31.000, probabilmente perché. Guardate, guardate, mamma mia, bene, bene, e ancora tante cose potremo scoprire. Di questo invece, vabbè, alla Rice Sector, vabbè, questo non so neanche se l'ho esplorato tutto, sinceramente. Perché mi dà un cazzo e niente. Però Frigga System ci ha già dato un bel po', soltanto per l'esplorazione. Adesso vorrei vedere anche se, come ci considerano. Ah, Armless al 5%, mostri il penniless per il trademark. La federazione. Rank non, 15%, sì, queste statistiche qui sono abbastanza complesse, poi ragazzi ci sono dei siti internet dove si possono intravedere altre cose, capire un po' meglio, perché qui se no. System Faction, Z Frigga, dove sono io adesso, Alleanza Federazione, sì, è un po' un casino, Purple Pirates, indipendenti, sono pure i pirati. Però adesso abbiamo 127.000, quindi local bounty 0, local reputation neutrali, ragazzi. Dai, 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 ci stiamo piano piano prendendo gusto. Moduli, i nostri moduli, vabbè, Fire Group, qui dobbiamo risistemarli tutti. Inventario, non ci abbiamo un cazzo. Function, io poi adesso appena andiamo in qualche posto dove riesco ad avere, a trovare il negozio per altre navette, con questi soldi qui mi sa che riusciamo a cambiare la navetta. La carità non è che vada malissimo, fa solo un po' cagare la nostra mezza sega qua. Quindi dai, sono fiducioso per il futuro. Ragazzi, in questo primo, sì, col cazzo, primo. In questo episodio però abbiamo visto veramente un sacco di cose. Un accenno al combattimento, proprio così, veloce, veloce. Abbiamo visto l'esplorazione 91.000, creditucci con quella e nulla, ragazzi, insomma, se avete problemi, dubbi, magari così nei prossimi video piano piano vi spiegherò. Andiamo più nel dettaglio di sicuro. Ora questo era un po', volevo portarvi da A a B. Siamo capitati qui in questo posto inesplorato. Aspetta che andiamo a fare un po' di esplorazione. L'esplorazione comunque ci dedicheremo più tempo anche in un futuro, sicuramente anche al combattimento, magari a fare il cacciatore d'Italia è un bel lavoro, avete visto che ha reso parecchi soldi. Quindi è importante anche quello, magari andremo nelle parti dove non vige l'anarchia e lì saranno cazzi per tutti. Infatti dobbiamo equipaggiarci per bene, ragazzi. Va bene, dai, io vi ringrazio per aver visto questo video. Lasciate un like, condividete se volete, supportate il canale e la serie, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E nulla, ragazzi, noi come sempre ci vediamo nei prossimi episodi. Allora, ci vediamo alla prossima. Un cordiale saluto da Roccambolesco.